potremmo aver trovato il player più inutile di tutto GT Online. Non il più stupido, perché ne ho visti di più stupidi. Ah, no, il più inutile. Siamo tornati in mira manuale e stiamo già distruggendo un tryhard, tale Dio, che ha preso 5 kill e gioca in ogni modo possibile per evitare lo scontro. Quindi credo ne prenderà altre. Starà pensando che io sia collato Ridor. Beh, non lo sono! Chiaramente vedi, come ti dicevo, si tippa da una parte all'altra della mappa appena fai qualcosa. Se non sai giocare non è colpa degli altri, ma nel frattempo abbiamo tanta altra gente interessante in questa sessione. Come Eraser, lui, li ho killati un po' tutti in realtà. Angry Lollo, che nonostante sia una scarsone di merda. Io, che stanno votando per cacciarmi. Dice, nonostante sia uno scarsone di merda, perlomeno ci prova. A differenza di questo. L'ultimo messaggio che mi ha lasciato è play normal. Detto da te, fai da una parte all'altra della mappa, non ti esponi mai, cerchi di evitare lo scontro in ogni modo. Mo esci in passiva. Sei un pagliaccio, lo capisci che sei un pagliaccio o no? Resta nella tua pagliacciaggine. Vado a killare qualcun altro. Se vi ricordate, sono andato al porto con Nightshark, stavano facendo una sfida, ho trovato degli italiani completamente a caso che si sono incazzati. Uno di questi mi ha scritto che stavano facendo una sfida solo carabina, di non fare il toss, che quello non era un posto adatto per me. Io ovviamente li ho distrutti. Sono arrivati quindi i membri della crew nei commenti. Uno di questi scrive: non si scherza con i paranoid MC senza prenderle. E guarda un po', questa volta ho scherzato e le avete prese voi. Se lo state chiedendo, sto guidando così, con una mano. Noi siamo una crew seria. Tu sei uno, noi molti. Gli chiedo il nickname e mi risponde: io opero nell'ombra. Assolutamente imprevedibile. Arriva un altro membro, mentre intanto il tizio nostro amico qua si è messo fuori portata, che scrive: mamma, quanto ce l'hai piccolo, 1v1 solo carabina? Ti assicuro perderesti uguale. Piena di cancri sta sessione, gente che si mette sui tetti, gente che viene con i veicoli RC, nessuno che gioca normale, detto da me che sto sul Nightshark poi. Risulta molto divertente. Questo che scappa in giro per la mappa, ma sei un tryhard, cosa stai facendo? Probabile con l'auto dell'agenzia poi. Che cazzo fai? Ma ti vuoi fermare un attimo? Guarda che idiota di merda. Con i bambini devo avere a che fare, ho da sempre a che... Prova a lanciarmi C4, sai quanti ne devi lanciare per riuscire a farmi qualcosa? Almeno 20 e colpirmi con tutti quelli. Questo si diverte ad andare in giro per tutto il tempo con quel cazzo di veicolo senza fare kill, provando, perché sa che non sa giocare in altra maniera. Vi voglio far vedere il giocatore. Questo è un coglio... Mannaggia la putta... Vuoi uscire dal menu? Oh, che... Ma guarda che cazzo di coglione! Razza di sfigato di merda! Questo è uno che va in giro per la mappa o con i veicoli RC o con l'insurgent pick up a piazzare le mine. Tu ci passi sopra e chiaramente muori. Questo che cazzo fa? Bravo, ammazzati. Posso killare qualcuno? C'è qualcuno che gioca qui? No, è arrivato i Razer adesso. Se l'è presa male per prima. Non so se te la sei presa male nella maniera giusta, vai. Guadagniamoci l'odio di un altro che non gioca. Ma guarda, francamente mi avete rotto i coglioni, siete indecenti. Siete totalmente indecenti. Ma che cazzo vi si incula? Ma secondo te c'ho bisogno? C'ho bisogno di perdere tempo, secondo te? Quello, siccome non era in grado da solo, si è chiamato l'amico. E sperano in due, mentre sto vincendo, di continuare. Ma che cazzo vuoi? Sacco di merda! Impara a giocare! È colpa tua se non sai giocare! Farmi perdere tempo perché ti dà fastidio! Ti dà fastidio che io sia di qualche kill in vantaggio. Allora devi chiamare tutto il mondo. No, ma non posso dire quello che ti vorrei dire, perché riguarda il mondo reale. Mi butterebbero giù il video. Abbiamo uno scontro territoriale. Magari questo ci fa divertire. Ma abbi pazienza. Ma secondo te io c'ho tutto il giorno da perdere come te? A starti appresso? Ma cosa cazzo vuoi? Questo spera che nonostante io stia vincendo stia lì a continuare a provare a fare le kill. Ma guarda dove cazzo finisco. Ma tippati dentro la piscina. Vai, nel frattempo proviamo a fare un po' di kill. Tu muori. Grazie. Hanno conquistato l'area. È già finito. Va bene, non c'è problema. A me basta fare un po' di kill, non mi serve altro. Un po' di kill, altri bambini stupidi. Oh, uno è entrato, bene. Tu che cazzo fai? Ok,
Ma che è entrato, sponiamo il TBS. Grazie. Li risolveranno sti problemi. Tra l'altro in sti giorni il TBS spona dopo 2 anni e mezzo quando lo richiedi. Ma ti vuoi far vedere? Ma questo che cazzo? Ah, questo è il mio associato. Ti vuoi far vedere? Cosa cazzo fai? Tanti dicono nelle sessioni mira manuale trovi quelli bravi. C'è sta l'altro team invece che dice no, in mira manuale trovi solo i cancri. Ma non solo cancri, anche scarsi. Cancri scarsi. Mi sa che vince il secondo team. Siete incommentabili. Il peggio di GT Online. Ma non perché siano forti. Magari alcuni pensano, il peggio di GT Online è gente che va a killare a random. No, quelli vanno bene. Non è quello il punto. Il peggio è la gente così, che sa di non saper giocare. Sa di non saper giocare e fa in questa maniera. Perché sa che in altro modo non è capace, non è in grado. Ma non sarebbe tanto più facile imparare invece che perdere continuamente, fare figuracce, doversi ridurre a giocare in queste maniere? Mo vai a capire dove cazzo se n'è andato, se ne sarà andato in casa. Ci stanno 2 con l'oppressor che distruggiamo in tempo zero. Tra l'altro c'ho il quadrato che ormai sta tirando le cuoia, sto controller è rotto. Non capisco come sia possibile, ragazzi, non mi cade mai. Vedi Phantom, è proprio perché ti cade che succede, lo so, stavo facendo una battuta. Tu devi morire e tu devi morire. Non è morto? Morirai ora? Oh, l'ha evitato, incredibile, quasi non ci credo. Questo qui davanti sembra aver capito qualcosa, perché si è messo, non so, è uscito dall'MC in cui stava prima per mettersi off-radar o per tipparsi. Perché tutti stanno ad aspettare te, a tutti interessa killare te. Molto spesso certi danno l'importanza che si danno nella testa, che è giustissimo darsi importanza come persona, e la tirano fuori. Come se tutti dovessero dargli quell'importanza. Indovina un po', per gli altri non conti un cazzo. E vaffanculo. Finalmente. E mo ti vengo a distruggere di nuovo. Tanto stiamo in mira manuale. Tu sei uno scarso di merda. Di sicuro non riesce a fare un cazzo. L'hanno killato. L'ha killato il suo amico. Oh, con la Toridor. Molto bene. Molto, molto bene. Allora, aspetta un attimo che bisogna giocare. Si è cagato, si è cagato il sacco di merda. Si è tippato via. Ti stai divertendo adesso? Ti stai divertendo? È tornato perché se l'è presa molto a male. La percepisci l'importanza che si danno queste persone? La riesci a comprendere? Perché se non riesci a comprenderla, te la sto facendo assaporare io. Poi in questi casi ringrazio di avere tanti soldi, perché non devo ogni volta chiamare l'assicurazione per riprendere il veicolo. Posso prenderlo di nuovo. Che cazzo fai? Perché ne ho più di uno nei garage. Ma puoi stare fermo? Questo che mi spara con lo sparro per cercare di difendere l'amico. Ma vaffanculo. E questo è permesso dalle mie disponibilità economiche. Se volete siano così anche le vostre, scrivetemi. Contatti qui sotto in descrizione per capire. Oh, ma lo sto prendendo. Per capire come guadagnare denaro velocemente. Ma guarda te. Ma te li ho mandati dritti in faccia. Ma che cazzo ci provi? Coglione. Totale incapace. Oh, ecco, ecco l'altro di prima. L'altro clown. Ficcatela nel culo la minigun. Se sparo con la minigun sicuro ci riesco. Non se ne andrà via, perché lui deve prendersi la kill. Uso l'invito alla base operativa. L'avete visto tutti. L'avete fottutamente visto tutti. Dove mi manda? In appartamento. A buggarmi il menu interazione. Che per fortuna adesso so anche come si sbugga, perché vi ringrazio, me l'avete scritto nei commenti. Sapevo come sbuggarlo tippandomi in base operativa. Il problema si poneva quando non avevo l'invito in base operativa. Vai a capire che cazzo succede. In pratica, probabilmente a livello di programmazione, devi non renderlo più utilizzabile, poi rirenderlo utilizzabile. Ce li abbiamo qui davanti. Divertente. Fai qualcosa adesso! È uscito il tizio dal CEO. Mi si è ribuggato il TBS. Vai a capire poi anche perché succeda sta cosa. Non c'ha proprio senso. Ma zero. Ancora. Ma questo...
Questo ci crede pure, col cecchino da 2 metri, che poi prima la utilizzava la minigun, vabbè, la fabbrica vedove, quindi non è neanche così stupido a dirla tutta. È semplicemente limitato mentalmente. Mi serve un altro tizio. Qualcuno può entrare, per favore? Anche in questo caso, stai nel CEO, ti prendi la paga, non mi rompi i coglioni, io mi uso il TBS. Che ne dici? Non ho i colpi esplosivi. Chiaramente, perché poteva mai andare tutto bene. Ritornerò col Night Shark. Non mi faccio demoralizzare. Infatti sì, c'è il TBS. So il modo per killarlo, allora. Ci avviciniamo così, usando il camion. Dopodiché... è fatta, fanculo. Usare la testa ogni tanto funziona ancora. Tu devi morire. Sì, anche lui col TBS, chiaramente. Adesso che sei da solo ci divertiamo. Se qualcuno viene nel CEO è meglio, che così posso usare il TBS e distruggerlo ancora meglio. Vai con la minigun, vai! Continua! Continua! L'ho ucciso, nel caso non fosse chiaro. Semplicemente non compare la notifica. Oh, si è unito, forse il tizio di prima che si è unito. Sai, forse la prima cosa che dovresti fare è la persona seria nel mondo reale, senza mettere la maschera da coglione. Ma ho fatto lo scemo. Dicevo, giochiamo seri, sì. Prende l'oppressor normale. Distruggere un oppressor normale è molto serio. Si è schiantato. Vedi qual è il problema? Io ho spawnato il TBS 20 secondi fa. Neanche un c'è lui che mi sta sparando granate. Quindi se io mi suicido me la prendo nel culo. Ecco qua. Dicevo, me la prendo nel culo perché il TBS resta lì. Che cazzo stai facendo? Mi spieghi? Puoi per favore espormelo nel modo più semplice possibile? Beh, potrebbe essere sto perdendo. Quello sta facendo. Ho ancora 10 minuti, dopodiché devo andarmene, quindi cercheremo di ottenere il meglio in questi 10 minuti. Allora ragazzi, siamo qui col veicolo giusto per ottenere il meglio. Bam! Esatto. Chi altro c'è in sessione poi di divertente? Nessuno. Potremmo aver trovato il player più inutile di tutto GT Online, non il più stupido, perché ne ho visti di più stupidi. Ah, ce n'ho col carro armatino. No, il più inutile. Che manica di disagiati nelle sessioni antisportive? Mira manuale. Mi hanno mandato per un messaggio. LOL, non sai sniperare. Bisogna del Night Shark e la minigun. Detto da quello che credo mi abbia killato solo con la minigun, esatto. Pensa quanto gli deve dar fastidio vedere che lo killo nel modo in cui credeva che io non fossi capace a killare abbandonato. Che cosa vuoi? È quello che stava col carro armato, la macchinetta. Tanto figurati se sa dell'esistenza del lato leader. Coglione. Mo ti distruggo. Hai voluto giocare così? Adesso il giustiziere è arrivato. A nome di tutto GT Online. Ovviamente che fa? Prende la macchinetta. Solo quella sai usare. Ma guarda, non ho tempo. Non ho proprio tempo per stare appresso a te. Guarda che coglione. Oh, che cazzo sta a prendere? Ma guarda che razza di pagliacci. Ma io devo perdere tempo con sta gente. Ma chi cazzo ti si incula?